Buongiorno da BTV News. Oggi, 1 maggio, è San Giuseppe Lavoratore. In molti paesi del mondo, in questa giornata, si celebra la festa dei lavoratori o festa del lavoro. Una ricorrenza ufficiale nello stesso giorno in Italia, a Cuba, in Russia, Cina, Messico, Brasile, Turchia e in diversi stati dell'Unione Europea. Non negli Stati Uniti, dove il Labor Day si festeggia il primo lunedì di settembre. Ma è proprio a Chicago, nell'Illinois, che nella seconda metà dell'Ottocento ebbero luogo i fatti all'origine della data simbolica di questa ricorrenza. La data della festa dei lavoratori, il 1 maggio, è stata però ufficialmente stabilita a Parigi il 20 luglio del 1889. Nel 1866 fu approvata a Chicago, nell'Illinois, la prima legge delle 8 ore lavorative giornaliere, legge che entrò in vigore soltanto dopo il 1 maggio 1867. Giorno nel quale fu organizzata un'importante manifestazione con almeno 10.000 partecipanti. Il 1 maggio 1886, in occasione del 19° anniversario dell'entrata in vigore della legge dell'Illinois sulle 8 ore lavorative, fu deciso come giorno di scadenza limite per estendere tale legge in tutto il territorio americano, pena l'astensione dal lavoro con uno sciopero generale a oltranza. Il 3 maggio 1886 però la protesta si concluse in tragedia. Per disperdere i manifestanti, infatti, le forze dell'ordine spararono sulla folla, provocando vittime e diversi feriti. Per protestare contro l'accaduto, gli anarchici locali si diedero appuntamento per il giorno successivo e si vendicarono lanciando un ordigno che uccise un poliziotto. La polizia aprì il fuoco sulla folla e 11 persone, tra cui 7 agenti, persero la vita. Moltissimi furono i feriti. Molti degli anarchici colpevoli dell'accaduto furono poi condannati a morte nell'agosto del 1887, quando i giudici sentenziarono in favore della loro impiccagione. La decisione in Europa in merito alla festività del 1 maggio, ufficializzata dai delegati socialisti della Seconda Internazionale riuniti a Parigi nel 1889, fu ratificata in Italia soltanto 2 anni dopo. La festa dei lavoratori in Italia si celebrò dunque per la prima volta il 1 maggio del 1891, per essere poi sospesa dal 1924 e per tutto il ventennio fascista. Anche nel nostro paese però questa giornata si è macchiata di sangue, perché il 1 maggio del 1947 si verificò quella che è passata alla storia come la strage di Portella della Ginestra, località montana del comune di Piano degli Albanesi, in provincia di Palermo. Qui si erano infatti riuniti circa 2.000 lavoratori, soprattutto contadini, per celebrare la ricorrenza del 1 maggio protestando contro il latifondismo a favore dell'occupazione delle terre incolte. In quell'occasione però il bandito Salvatore Giuliano, insieme ai suoi uomini, sparò sulla folla provocando una carneficina. 11 persone rimasero uccise, 27 furono feriti.